Allora, lavorazione stoppie con Gruber, gamma C, cambio automatico attaccato, velocità impostata 10 e lui va in C2 con un consumo di 31-30 litri. Se noi caliamo con la rotella, lui automaticamente cala i giri, perché tanto ce la fa. Se noi aumentiamo più di 11, cerca di andare e cala e cambia anche la marcia. Siamo a 10, ora 10 ce la fa anche in terza e sta in, anche perché qua giù in fondo è il terreno più sabbioso. Ora se arriva in fondo si stacca il tasto del cruise, si passa a modalità pedale come se fosse una variazione continua, si alza, si fa la manovra, lui automaticamente scala o rimane in C2 se gli basta la C2. La manovra. In questo caso l'acceleratore fa da avanzamento. Si abbassa, si accelera, si attiva il cruise e a questo punto si può anche premere il tasto della guida automatica. Si lascia il piede, no, non l'ha preso, ora l'ha preso. Questo è il cruise e lui va a 10 all'ora e prima in automatico. Autoguida. Domina e via. Qui il terreno più pesante, non mette la terza e lascia la seconda.